I podcast di La 7, ovunque con te, in onda. Buonasera e bentornati in onda, sono le 20:38 minuti. Buonasera David. Buonasera a te cara Concita. Siamo per fare il punto di questa settimana, naturalmente parleremo delle ultimissime frasi leggendarie, no? Le ultime parole famose, la destra fra antifascismo, 25 aprile, che cos'è il 25 aprile? Avrete letto il Presidente del Senato La Russa, la sostituzione etnica di cui ha parlato il Ministro Lollobrigida, insomma, le polemiche degli ultimi giorni tra passato e presente. Ma di passato e presente vogliamo parlare? Che senso ha il passato rispetto al presente? Ci serve o non ci serve? Dove andiamo? E di questo parliamo con il nostro ospite, che è davvero un piacere avere di nuovo con noi, il professor Carlo Rovelli. Buonasera, professore, fisico collegato, beh, fisico è poco, fisico teorico, collegato con noi dal Canada. Che ha scritto un libro veramente illuminante, I buchi bianchi. Poi abbiamo il ritorno di Umberto Galimberti, professore, nostro spirito guida, bentornato professore, e in studio con noi l'editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco. Buonasera. Il nostro caronte. Benvenuto. Diciamo, per concludere con le similitudini. Sono molti stasera, molto più bravi. Però ciascuno nel suo campo. E quindi insieme a voi cercheremo di capire, ecco, come direbbero i nostri figli, come butta, come butta. Un momento e torniamo con voi. Povero Dio tirato in ballo dagli uomini, ma che religioni sono questioni d'economy, questi omini minimizzano rombi di bolidi. Fanno sempre loro porci comodi, nel nome del padre e figli che si fanno invalidi. Ne approfittiamo per salutare le studentesse e gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Vittorio Bachelet di Ferrara. Senti, sono alibi squallidi, danno ragione solamente a visi pallidi, quelli diversi, diversi ed esanimi. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. Partono plotoni di uomini, verso postazioni di uomini, aggressori con volti di uomini, aggrediscono figli di uomini, in un circo massimo di uomini, nell'anno domini di uomini. L'odio, il razzismo, l'antisemitismo, l'indifferenza sono in agguato. Subiamo il fascino di uomini, come ninfomani di uomini. E questa era la nostra copertina con le notizie più eclatanti, chiamiamole così, di questa settimana. Buonasera a Concita De Gregorio. Buonasera David. Che è direttrice di Hollywood Reporter e tutta Roma non fa che parlarne. Grazie, no, grazie, certo, David, grazie. È così, chi vorrà andrà a verificare. È così, è la verità. Bentornato Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, benvenuto. Professor Carlo Rovelli, collegato dalla Francia, fisico, autore di questo bestseller Buchi Bianchi, edito per Adelphi, arriveremo subito a lei dentro l'orizzonte, ci vuole forse sì l'interpretazione di un fisico per capire come mai il nostro paese non riesce ancora a fare i conti con la propria storia. E bentornato al professor Umberto Galimberti, filosofo. Dicevamo, è la settimana nella quale la seconda carica dello Stato ha detto che l'antifascismo non è scritto espressamente in Costituzione e quindi, avvicinandosi il 25 aprile, fa sapere che parteciperà alla manifestazione ufficiale della Battaglia della Patria e poi andrà in Polonia a omaggiare Jan Palla, che lo ricorderete, l'eroe anticomunista. E poi però, proprio in queste ore, Lega e Forza Italia sembrano quasi smarcarsi da queste dichiarazioni di questi ultimi minuti. Salvini dice che parteciperà alla festa del 25 aprile, insomma sembra che come tutti gli anni questa sia più che altro l'occasione per un posizionamento dei partiti, più perché per una sentita partecipazione alla festa. Ma partiamo dal professor Rovelli e Concita so che ha individuato il libro di cui parlavamo in apertura, Buchi Bianchi, Dentro l'Orizzonte, pubblicato da Adelphi, è un'altra puntata della lezione che il professor Rovelli ci sta dando a partire da 7 brevi lezioni di fisica all'ordine del tempo e i libri successivi. Qua parliamo di buchi bianchi, proprio nelle prime pagine, per introdurre l'argomento di stasera, nelle righe in cui racconta qual è il piano dell'opera, si sarebbe detto una volta, o comunque l'idea da cui è partito per scrivere questo libro, dice questo: ho in mente un piano di volo. Arriviamo sul bordo dell'orizzonte, entriamo, scendiamo fino in fondo, attraversiamo il fondo come Alice nello specchio,
riemergiamo nel buco bianco, ci chiediamo cosa accade se il tempo torna indietro. Usciamo infine a rivedere le stelle. Cosa accade se il tempo torna indietro? Mi piace molto anche questa metafora di Alice nello specchio, perché in realtà questo paese sembra essere un paese, professor Rovelli, che non cresce mai, cioè che attorno a determinate date, a determinati momenti, ritorna sempre sulle medesime polemiche, nonostante, qui le faccio la domanda, passino le generazioni, perché Giorgia Meloni è in qualche modo la nipote di quella storia che conosciamo. Eppure? Qual è la domanda? No, dico, era diventata una considerazione, perché non passa mai? Perché l'Italia, esatto, non ha fatto i conti con questa storia? Ma non lo so, mi sembrano cacciare italiane di non molto interesse, mi sembra, visto i problemi che ha l'umanità in questo momento, cosa dice uno, cosa dice l'altro, c'è una catastrofe ecologica in arrivo, c'è la guerra in molte parti del mondo, c'è le disuguaglianze economiche che aumentano, ci sono enormi arsenali atomici sempre più vicini a essere usati, mi sembra che abbiamo problemi molto più seri. Certo, professore, non c'è assolutamente nessun dubbio. Tuttavia le vorrei fare ancora una domanda su questo punto, perché lo stesso Presidente della Repubblica l'avrà sentito nel filmato di apertura. È come se dall'alto dei suoi anni, della generazione cioè che ha vissuto il regime e la guerra, il dopoguerra, dall'alto dei suoi anni dice attenzione perché a volte il passato ritorna. Ed è vero, a volte il passato ritorna, adesso non voglio tornare nella trappola forse sciocca di spingerla a parlare del tempo, però è vero che a volte il passato ritorna in un'altra forma e non sempre ci accorgiamo di quello che accade mentre accade. È una considerazione senza domanda, quindi provi a dire quello che crede. Sono d'accordo, penso che abbia molto ragione, penso che guardare al passato e cercare di imparare dagli errori passati sia sempre utile, anche se poi il passato, e proprio questi giorni ce lo mostrano, è quella cosa che si può rigirare e raccontare da destra e da sinistra, in senso metaforico, in tutte le maniere possibili. Io penso che il passato che in questo momento ci dovrebbe fare più timore è quello del 1913-14 o quello del 1939-40, perché mi sembra più vicino. E allora riprendiamo da qui, da Massimo Franco, perché dicevamo all'inizio ogni anno torno ciclicamente queste polemiche. Che impressione hai rispetto a questo 25 aprile e nella stagione nella quale accade? C'è un uso politico del 25 aprile da parte di tutti? Sì, c'è da parte di tutti, però devo dire che in questi casi, a parte che sono d'accordo che quando si parla troppo di passato si perde di vista il futuro, e quindi qua la cosa abbastanza paradossale è che si stia sempre voltati indietro. Ma questa volta, devo dire, la polemica è nata in modo quasi unilaterale, nel senso che è stata sollevata da alcuni esponenti della destra, a mio avviso facendo anche un favore alla componente ideologica avversa e a mio avviso mettendo in imbarazzo Giorgia Meloni. Il fatto che oggi ci siano degli alleati che in qualche modo prendono le distanze, dicono non commento, La Lega ma anche Forza Italia con il ministro Tajani, questo dice che in realtà si sta di nuovo cadendo in una polemica ideologica quando, a mio avviso, questa ideologia è morta. Oggi è diverso il problema, non è un problema di fascismo, oggi è un problema di nazionalismi, di populismi, di guerre. Quindi è come se tornasse di nuovo il passato, ma in un modo totalmente artificioso e esagerato, con delle gaffe che onestamente lasciano imbarazzati e che non fanno spostare di un metro, di un centimetro in avanti qualunque dibattito, ecco. Però è molto interessante, fermiamoci ancora un momento su questo passato che torna, anche Massimo Franco dice torna, professor Galimberti, con che ciclo torna il passato? Perché proviamo a mettere a fuoco quello che diceva poco fa Carlo Rovelli, mi sembra un periodo più simile, comunque per quanto più risonante, con il 1913-14, cioè la vigilia della prima guerra mondiale, che non il 39-40, la vigilia
della seconda, grosso modo, per così dire. Lei è d'accordo, Galimberti? Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo Rovelli e anche con le considerazioni che ha fatto Massimo Franco. C'è però una cosa da considerare, che tante volte il passato ritorna, non riproducendo le forme con cui è apparso nel passato, ma con forme nuove, ben radicate nella popolazione. Io sono assolutamente convinto che gli italiani si definiscono non razzisti, e però aggiungono un però, in quel però c'è tutto il loro razzismo. In che cosa consiste? A mio parere in una dimensione inconscia, molto diffusa, dove c'è il sospetto da parte un po' di tutti che questi immigrati siano biologicamente più forti di noi. Io non so se noi italiani saremmo capaci, per esempio partendo dalla Nigeria, di arrivare in Libia, attraversando per 3 o 4 anni il deserto a rischio della propria vita, poi una volta arrivati in Libia sottoporsi ai lavori forzati e alle torture delle galere libiche, poi come ultima speranza prendere un barcone ed arrivare in Italia. Loro hanno questo coraggio, hanno questa forza, e io sono convinto che questa è una forza biologica e psicologica. E questo è quello che sospettano gli italiani. Sostituzione etnica significa che hanno paura che accada questo fenomeno per una differenza di forza biologica che loro hanno e noi non abbiamo. Per essere più semplici, basta guardare le squadre di calcio. Sono piene di neri. Lì però non c'è nessuna obiezione, basta che vinca la squadra del cuore. Beh, questo è, allora, è, una, dire, prospettiva, è una bella voce gelata. È una prospettiva interessante. Cioè, il professor Galimberti dice... C'è una forza diversa. Beh, io direi c'è una disperazione. Ma cioè, parliamo anche questa... di forza biologica, sì, fisica, sì, professor Galimberti. Io lo capisco cosa vuol dire e credo anche che questo ci porti a dire che il razzismo è un fenomeno molto trasversale che non riguarda uno schieramento o un partito, ma riguarda quindi un po' tutta una popolazione che si sente aggredita. Minacciata. Ecco, però... al di là di questa percezione, a mio avviso, che forse posso condividere in parte, ma io credo la differenza rispetto al mondo occidentale è la disperazione, è il fatto che da questi paesi si scappa perché non si riesce a vivere. Quindi ti porta a fare cose che non faresti in altre condizioni. Esattamente, non so se, voglio dire, dall'Ucraina stanno scappando milioni di persone, ora sono bianchi. E quindi anche in quel caso c'è un problema però, di guerra, c'è un problema di impossibilità di vivere normalmente. Non c'è dubbio, però insomma è un crinale molto sottile questo. Detto che la frase sostituzione etnica è irricevibile, non si può dire né ascoltare, e purtroppo invece l'abbiamo ascoltata ed è stata detta. Vediamo questa clip e poi ripartiamo dal professor Rovelli. Sì. Noi abbiamo un piano flussi che è stato disatteso per anni, può essere organizzato meglio, solo quest'anno lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500.000 immigrati. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. L'idea della sostituzione etnica, vabbè, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. Allora, professor Rovelli, sembra una cosa un po', come dire... un po' folle, perché abbiamo messo insieme le due dichiarazioni dello stesso ministro in due momenti diversi. Da una parte diceva che c'è bisogno di migranti, c'è bisogno di forza lavoro, 500.000, una cifra poi contestata, e dall'altra poi invece la ben nota sortita sulla sostituzione etnica. Sì, io sono d'accordo con sia cosa, quello che hanno detto Caronte, il nostro spirito guida, come li avete, Franco. Come li avete nominati, Massimo Franco e il professor Galimberti. Massimo Franco che è il mio datore di lavoro in questo momento, in parte. Sono d'accordo... Il Corriere della Sera? Però io... No, non lo so. Sì, un pochino. Magari. No, diciamo che siete colleghi. Forse più corretto. No, non sono un giornalista. Però io formulerei le cose differenti, almeno io vedo le cose in maniera differente. Io penso che Galimberti ha molto ragione quando parla di questa paura, ma credo che sia sbagliato, nel mio modo di vedere le cose, parlare degli italiani verso gli africani o gli stranieri. Penso che questo modo di leggere tutto in termini di noi
e loro, delle volte ci viene naturali, non ci aiuta, non ci aiuta in una maniera più assoluta. Io conosco tanta gente, tanti italiani che mi piacciono molto e tanti italiani che trovo detestabili, e conosco tanti africani che trovo detestabili e tanti africani che mi piacciono molto. Se io dovessi combinare il posto dove voglio vivere, metterei degli italiani, ma anche degli africani, anche degli asiatici, anche dei russi. Non capisco perché dobbiamo dividere la popolazione del mondo in questa maniera, perché mi sembra che le mettiamo insieme su delle categorie che non combaciano con come sono gli esseri umani. Con questo non voglio dire che non ci sia un problema, ovviamente c'è un problema, ce ne sono tanti, ovviamente c'è un problema di gente che muore nel Mediterraneo, ma anche un problema di regolazione dei flussi, e c'è un problema reale del fatto che in Italia c'è meno gente, meno esseri umani, e a me questa idea della sostituzione etica, come mi fa ridere, perché dov'è l'etnia, cos'è il colore della pelle, non lo so. Io vorrei molto che Duke Ellington venisse a vedere Verona, sarei molto felice. Lei parla, nel suo libro parla anche delle prospettive diverse che ci consentono di stabilire la differenza fra il passato e il futuro, prospettive diverse di vedere le cose, no? In qualche modo è quello che ha appena provato a fare. Andiamo sul tema della guerra che lei evocava prima, professor Rovelli, e sentiamo il Presidente della Repubblica su questo. La memoria è l'unico vaccino contro l'indifferenza. Parole che si riempiono di nuovi significati se pensiamo a quanto sta avvenendo a poca distanza da qui, ai confini dell'attuale Unione Europea. Nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Federazione Russa all'Ucraina. Oggi l'Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica. E allora, professor Rovelli, ripartiamo da lei e poi sentiamo subito Galimberti e Franco, ovviamente, perché c'è un legame tra la questione ucraina e il 25 aprile, più di qualcuno lo ha fatto, più di qualcuno si dice, ma insomma, quella fu la nostra guerra di liberazione contro i nazisti, e dall'altra c'è oggi una guerra che gli ucraini stanno combattendo sul loro territorio di liberazione dall'invasione russa. Allora, senza voler fare paralleli storici, perché chiaramente i contesti sono completamente diversi, ma quella degli ucraini è una guerra di liberazione o no? Moderna, contemporanea, che stiamo vivendo, o no, professore? Sta chiedendo a me? Sì, certo. Sì, non sono sicuro che quella nostra sia forse una guerra di liberazione, veramente. Mi pare che eravamo alleati della Germania per un lungo tempo. Fino all'8 settembre. Bene. Sì. Fino all'8 settembre del 43, esatto. Esatto, abbiamo combattuto. Qualche tempo fa sul giornale della mia città, Verona, c'era un articolo in cui parlava della stazione di Verona bombardata dai tedeschi. E il giornalista si era sbagliato, perché ovviamente è stata bombardata dagli inglesi, non dai tedeschi. In Ucraina c'è un disastro, c'è un orrore, e penso che qualunque persona ragionevole condanni la Russia sia con le parole sia nel suo cuore, così come penso qualsiasi persona ragionevole condanni l'Arabia Saudita per i bombardamenti in Yemen, che hanno fatto molti più morti che un'Ucraina. Televisione italiana vedo solo immagini in Ucraina, ma in Yemen, dove i morti sono molti di più. Oppure, persone ragionevole, condanni l'Italia e gli altri paesi che hanno invaso, bombardato, distrutto. Queste sono cose orrende, penso dovremmo tutte le persone di buona volontà guardare con orrore in questi disastri, e quindi chiedere ai nostri governanti che l'obiettivo sia quello di non ci sia la guerra. Come diceva il presidente della Finlandia, vuoi vincere o vuoi la pace? Quando tutti vogliono la pace, viene la pace. Quando tutti vogliono vincere, si fa la guerra, e la guerra è la vita. E io penso che io voglio la pace, penso che in realtà, anche se forse mi sbaglio,
la maggior parte degli ucraini con la pace prima di tutto. Penso che la pace è possibile e vorrei che nel mio paese facesse quello che stanno facendo la maggior parte dei paesi del mondo, come l'Austria, la Svizzera, come l'Irlanda, il Brasile, cioè condannare l'aggressione, fortemente condannare l'aggressione, ma adoperarsi perché la guerra finisca. Non per vincere. Allora, il tema è interessantissimo e naturalmente della massima rilevanza perché è certo che tutti vogliono la pace, ma dice Carlo Rovelli, la pace è possibile. Penso che la pace sia possibile, penso che gli ucraini vogliano la pace e non vincere. Io non saprei rispondere a questa domanda. Massimo Franco? Ma io non so se so rispondere, ma la mia sensazione è che Putin voglia vincere e quindi non voglia la pace. Quindi io capisco il professore che fa questo appello che io condivido alla pace. Il problema è che bisogna partire da una premessa che deve essere molto chiara. Putin deve sapere che non può fare di nuovo una cosa come quella che ha fatto. Perché qui siamo nel cuore dell'Occidente, nel 2022-23, e c'è una federazione russa che dicendo che deve denazificare l'Ucraina, in realtà fa un'aggressione armata unilaterale, tipica di quella che fecero i nazisti nei confronti della Polonia e della Cecoslovacchia. E quindi bisogna essere chiari, sì, certo, vogliamo tutti, e credo gli ucraini la vogliano ancora di più, perché hanno un terzo del paese che è in mano ai russi, ma lo vogliono non alle condizioni di Putin. E se oggi c'è la pace, sarebbe alle condizioni di Putin. E questo, secondo me, non è ammissibile. Allora, professor Galimberti, anche l'Italia, diceva Carlo Rovelli, un altro inciso, uno spunto che ripesco dalla frase precedente, il discorso precedente, anche l'Italia è stata un paese colonialista. Cioè, alternativamente, a corrente alternata, noi diciamo condanniamo le aggressioni degli altri e dimentichiamo le nostre. Lei cosa ne pensa, professor Galimberti? Sì, in effetti Mussolini non è responsabile solo della guerra, come la gente si dice, ha fatto delle cose buone, poi ha sbagliato con la guerra, perché quando ha invaso l'Etiopia, facendo di quelle cose terrificanti, con le armi chimiche, i genocidi, e poi la Libia, tra l'altro senza neanche accorgersi che in Libia c'era il petrolio, comunque una distrazione. Ecco, allora quelle cose lì, adesso per esempio la Presidente del Consiglio è andata in Etiopia, non si è neanche sognata di chiedere scusa delle malefatte che abbiamo fatto. Ma poi, una seconda considerazione, è vero quello che dice Carlo Rovelli, che per esempio dallo Yemen non ci importa niente, nessuno ne parla, mentre dall'Ucraina siamo abbastanza attenti, non dico tutti attenti. Abbastanza. Però no, la nostra psiche ha dei limiti, che si chiama limite di prossimità. Più è vicino. Certo. Sì, quello vicino, nel senso non so, se muore il mio vicino di casa gli faccio le condoglianze, se muore invece una persona a cui voglio molto bene soffro, se mi dicono che ogni minuto muoiono 20 bambini al mondo per fame e malattia, per me finisce con l'essere una statistica, questa è una condizione generale. La seconda considerazione è che la guerra in Ucraina non riguarda solo l'Ucraina, perché l'intento di Putin è anche quello di avere l'Europa come luogo di conquista almeno ideologico, cioè distruggere i valori dell'Europa. E anche il recente episodio e il conflitto tra la Germania e la Russia di questa giornata la dice, insomma. Ecco, ritorniamo non da Rovelli, c'è solo l'Ucraina di mezzo. Esattamente su questo punto. Rovelli, anche poco fa lei diceva, ricordiamoci l'episodio del bombardamento alla stazione di Verona, e alla fine scopriamo che invece quelle bombe sono state bombe lanciate dagli inglesi. Qualcuno potrebbe dire però che grazie anche alla drammaticità di quelle bombe l'Italia alla fine si è liberata, grazie agli americani, agli inglesi e ai partigiani. E quindi tutto questo semplicemente per chiederle che ci sono dei momenti in cui alcune guerre nella loro brutalità possono essere, non voglio dire utili, però come quelle bombe americane e inglesi che alla fine hanno contribuito a liberarci dai nazisti. Questo lo possiamo dire per la Seconda Guerra Mondiale, la stessa cosa potremmo dire dell'Ucraina. Ma la guerra, Seconda Guerra Mondiale ha fatto 70 milioni di morti e non la userei come esempio di un buon modo in cui l'unità si porta, l'umanità si comporta in nessuna maniera. Penso l'umanità
ha fatto pochi disastri così violenti come quelli, no? Anzi, ne ha fatti altri, ma certo quello non è un esempio da cui trarre. Gli stessi inglesi hanno fatto enormi disastri dalle altre parti, hanno affamato milioni di persone, come i nazisti hanno fatto infiniti disastri dalle altre parti. Per carità, non andrei a cercare. È sempre facile fare similianze, analogie, andare a dire ci sono i cattivi, 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 e quindi anche la Russia è un cattivo, perché in fondo sono come i nazisti, e quindi siccome i nazisti sono cattivi, anche le Russie sono cattive. Anche Saddam Hussein era un cattivo, cattivo, era proprio un nazista, peggio, bisognava distruggerlo. Anche no, i talebani. Mi scusi, professore, se la interrompo. Lei non può. No, mi faccio finire. Scusi. Là c'è stata un'aggressione armata ad un paese inerme. Quindi non è questione di fare i cattivi. Il campo cattivi. È chiaro, il campo di battaglia. Dice cioè le responsabilità Franco. Sono chiare, anche dal punto di vista del diritto internazionale. Non può esatto. dire secondo come Saddam volta... Hussein. Cioè, sono cose molto diverse. Mi scusi se l'ho interrotta. Esatto. Secondo lei ogni volta che c'è un'aggressione a un paese è una buona idea che gli altri paesi prendano le armi per aumentare la guerra? E può rispondere solo a questo. Secondo me sì, soprattutto se avviene un paese democratico, verso un paese democratico allora, che ha solo chiesto di entrare in Europa e che viene invaso per impedirgli di entrare in Europa e per dare una lezione a tutto l'Occidente. Cioè in quel caso la difesa è legittima, professore. Professor Rovelli ha fatto questa domanda perché voleva continuare. Prego. Sì. Ho risposto. Io penso che, mi ha risposto esattamente. Quindi, a parte e soprattutto, sarebbe stato ragionevole che l'Italia mandasse armi a Saddam Hussein per difendersi dall'aggressione degli americani. Ovviamente faccio una esagerazione, un'iperbole. O mandasse armi in Afghanistan per difendersi, anzi non dagli americani, anche da noi, perché anche noi abbiamo... Oppure mandasse armi alla Libia per difendersi dai bombardamenti. Lei mi dirà, no, ma le cose sono diverse. No, professore, non rispondo alle sue piccole provocazioni. È diverso. Però i non rispondo sono alle diversi, sue piccole provocazioni, abbastanza, devo dirle, sconcertanti. Sono diversi continui contesti, pure, dice Franco, comunque. Perché oggettivamente l'Afghanistan... Continui pure, io non ho provocato. Lei sta provocando in un modo abbastanza, devo dirle, imbarazzante. Quindi non le rispondo. Sentiamo il professor Galimberti su questo. Trova che ci siano delle professor Galimberti, trova che ci siano delle similitudini, trova che il ragionamento di Carlo Rovelli ci possa condurre in qualche direzione che illumina il presente, perché di questo si tratta, capire che cosa sta accadendo. Posso terminare questo ragionamento, se mi permette. Ah, sì, certo, pensavo che avesse finito. Mi permette di dire solo una cosa? Prego. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale tutti i paesi del mondo hanno sperato che si potesse costruire una legalità internazionale e fare guerra solo quando ci si metteva tutti d'accordo perché c'era qualche cosa di veramente gravissimo. Quindi io sono d'accordo con lei che qualche volta bisogna fare la guerra. Purtroppo quella legalità internazionale è stata buttata giù a picconate, ma non dai paesi autocratici, dalla Russia, dalle cosiddette democrazie che hanno violato la legalità internazionale ripetutamente, quando addirittura i loro alleati dicevano fermi, quando la Francia diceva all'Italia, all'America, non facciamo una guerra illegale, non andiamo ad aggredire degli altri paesi. Io vorrei che questo succedesse. Io vorrei che oggi seguissimo quello che il mondo intero ci sta chiedendo di fare. E il mondo intero vuol dire il mondo intero, la Cina, il Brasile, l'India, l'Indonesia, la grande maggioranza dei paesi del mondo sta dicendo fermatevi perché stiamo andando verso la terza guerra mondiale, e una minoranza armatissima dei paesi del mondo vuole punire la Russia. Che allora, non è aggressiva, pericolosa per noi, perché noi, e questa volta uso il noi, siamo enormemente più potenti militarmente della Russia. Il problema non è quello. Il problema è che noi vogliamo che
Basta ascoltare cosa dice Biden. Biden dice the US led world order. La dominazione mondiale degli Stati Uniti è stata messa in discussione. È stata messa in discussione. Allora, professor Rovelli, se ha terminato. Benissimo. Grazie di avermi lasciato questo tempo. Se ha terminato, io vorrei chiedere al professor Galimberti se queste considerazioni di Carlo Rovelli, che meritano il massimo ascolto e che io ascolto con grande interesse, anche perché rappresentano il pensiero di moltissime persone che ci si riconoscono, se incontrano la sua approvazione o se c'è qualcosa che si sente di voler dire. Ne parliamo dopo la momento e torniamo da lei, professor Galimberti. Allora, professor Galimberti, avviandosi verso la chiusura, che ne pensa delle riflessioni che faceva Rovelli, ricordando che quei paesi citati, Cina in testa, diciamo, non è che hanno molto da insegnare quanto la democrazia è stato di diritto? Allora, una volta che siamo d'accordo con quello che diceva Gino Strada, che la guerra è il male assoluto, però non appena accade, una volta che accade, bisogna distinguere chi aggredisce e chi ha aggredito. Perché altrimenti, se non facciamo questa minima distinzione, allora è sufficiente che uno vuole la cosa e, siccome è più forte dell'altro, va là e se la prende. E allora diventiamo veramente quello che diceva Hobbes, bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti. Questo è un fatto. Seconda considerazione è che è vero che Biden forse soffre il declino dell'egemonia americana. Però questo declino sarà inevitabile. Perché sarà inevitabile? Perché la Cina aumenterà, ma sarà inevitabile nei fatti. E quando la Cina sarà cresciuta nel suo potenziale tecnologico ed economico, si dovrà dividere le aree di influenza. Ma questo accadrà nei fatti, non necessariamente attraverso la guerra. Allora, io vi ringrazio, noi vi ringraziamo perché Grazie. È stato un confronto, diciamo, questa sera particolarmente interessante, credo che abbia rappresentato posizioni molto diverse e molto lontane. Ringrazio Massimo Franco. Grazie, Franco. Ricordo i buchi bianchi di Carlo Rovelli e professor Galimberti, delle sue parole di Gesù parliamo un'altra volta. L'aspettiamo qui la prossima settimana per parlare delle parole di Gesù. E noi ci vediamo domani, non prima di avervi ricordato che dopo di noi Eden, un pianeta da salvare, Licia Colò ci porta in Garfagnana e quindi evidentemente a Lucca, nonché alle Maldive, Argentina, fino in Perù. Insomma, un grande viaggio. Un grande viaggio. Di Eden. Linea alla rete. A domani, alle 20:30 siamo di nuovo qui. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.